Oggi andiamo a parlare di un importante risultato per lo studio dei tumori. Abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Silvia Soddu, ricercatrice dell'ospedale Regina Elena di Roma. Dottoressa, buongiorno. Pronto? Pronto. Eccola qui, dottore. Buongiorno a lei, dottoressa Soddu. Allora, è vero quindi che è stato scoperto che attraverso un test genetico è possibile avere una diagnosi utile appunto per prevenire alcuni tumori? Sì, è vero. In realtà la novità è che lo possiamo fare in modo molto economico e più sicuro. Quindi due componenti importantissime che non guastano, nessuna delle due. Esatto. Perché in realtà oramai con il sequenziamento del genoma possiamo essere sicuri facendo il sequenziamento, però il sequenziamento è molto costoso, quindi non certo. Si può fare su moltissime persone, ovviamente. Ecco, ma quindi esiste questa mutazione genetica che può predisporre ai tumori? Esiste questa mutazione genetica che predispone a una malattia rara se entrambi i genitori sono portatori sani. Ah, ecco. Questi bambini hanno un'altissima percentuale di sviluppare tumori, ma loro si riconoscono perché hanno tutta una serie di sintomi particolari, la cui diagnosi precoce comunque sarebbe molto utile, non perché c'è la cura, ma perché si possono cominciare delle terapie di supporto molto precocemente, sintomi. Esatto, e quindi alleviare il decorso della malattia. E questa malattia si chiama atassia telangiettasia. Ecco, che cos'è precisamente? È una malattia che porta a un disturbo dell'equilibrio e a un grave disturbo del sistema immunitario. Ma è degenerativo? È un degenerativo per quanto riguarda il sistema nervoso centrale. Purtroppo questi bambini sviluppano anche molti tipi di molto frequentemente tumori. La cosa che comunque consente il nostro test è fare la diagnosi già nei genitori, cioè nei portatori sani, che sono sani per l'appunto, però sono maggiormente predisposti per esempio a sviluppare i tumori della mammella. Appunto, o hanno un bambino malato e sanno di essere quindi dei portatori sani, altrimenti non sanno di esserlo. Può finire così, nel senso, una coppia che è portatrice sana, però se non ha un figlio malato può addirittura non accorgersene mai di esserlo. Assolutamente. Poi se uno solo dei genitori è portatore sano non avrà mai un figlio malato, fortunatamente. Certo. Ma per quanto riguarda, è già stato testato, cioè la validità del test, oppure si sta ancora facendo degli studi, delle prove? Allora, noi ovviamente abbiamo fatto un primo studio che è stato pubblicato all'inizio di questo mese in una rivista internazionale, e questo studio era una primissima validazione su un centinaio di pazienti con tumore alla mammella. E già abbiamo avuto un buon successo, perché abbiamo trovato che l'8% di queste donne, soprattutto se avevano sviluppato il tumore alla mammella in giovane età, tra i 38 e i 42 anni, erano portatrici sani della mutazione di questo gene. Ovviamente questo è uno studio molto piccolo, preliminare, che ci ha consentito di presentare il test alla comunità scientifica. Ora bisognerà farlo su un numero molto più elevato. Allargare un po' questo studio. Assolutamente sì. Ma quindi lei, dottoressa Soddu, consiglierebbe ad una donna che ha appunto subito un tumore, ha vissuto un tumore alla mammella, di sottoporsi a questo test? Se ancora non ha avuto figli, ad esempio?
lo potrebbe fare. In realtà per ora l'unico posto, che l'uniche persone che lo fanno siamo noi, è ancora a livello di studio, quindi aiuterebbe noi ad allargare lo studio, lei potrebbe avere un'informazione, però ancora non siamo a livello della possibilità di dire che esiste una cura, insomma, quindi come intervenire. No. Quindi si può intervenire solo come si fa con altri tipi di malattie, di predisposizioni, perché poi avere la mutazione non significa automaticamente contrarre la malattia, è vero. E quindi uno può fare tutta una serie di cose che poi sono consigliabili per tutti, ma queste persone a maggior ragione. Certo, quindi hanno una predisposizione nei confronti di quali malattie, ad esempio, i portatori sani? I portatori sani, le donne, appunto, il tumore alla mammella, il diabete, malattie cardiovascolari, anche la psoriasi. Come vede è un pannello di malattie abbastanza Abbastanza comune, comuni, ma separate tra loro, non c'è attinenza, separate tra loro, però ecco, i meccanismi molecolari del perché vengano queste malattie con la mutazione di questo gene non lo sappiamo ancora. E quindi possono esistere però questi trattamenti di supporti che sono specifici, diciamo, per questo tipo di, per i portatori sani? Soprattutto le terapie di supporto sono per i bambini malati, se diagnosticati molto precocemente. Per i portatori sani quello che si consiglia è in realtà una vita molto sana e non eccedere con le radiografie o gli interventi con i raggi X, perché queste persone sembra che siano più sensibili proprio. Il test ci consentirà di capire veramente se lo sono più suscettibili. Ecco, ma come avviene questo test proprio concretamente? Concretamente è invasivo, è un test non invasivo? È invasivo, nel senso che l'unica cosa che bisogna fare è un prelievo di sangue. Ah, quindi è un test ematico. Un test ematico, poi noi isoliamo i globuli bianchi, li spingiamo a dividersi in cultura e andiamo a vedere dove si localizza all'interno della cellula una proteina particolare, che è la proteina P53, che è famosa perché è uno dei geni più frequentemente mutati nei tumori umani. E noi abbiamo trovato che durante la divisione cellulare questa proteina P53 va a localizzarsi in un punto ben specifico della cellula, che poi è un organello che si chiama centrosoma, ma che consente, che praticamente è il nodo da cui si dipartono tutte le corde che vanno a tirare i cromosomi per trascinarli metà in una cellula e l'altra metà all'altra cellula. Ecco, quindi abbiamo fatto anche un po' una lezione di biologia. una piccola lezione di biologia. Chiaramente possiamo dire che questo studio è stato reso possibile, anche se non è concluso, diciamo, anche con il sostegno dell'Associazione Italiana Ricerche sul Cancro. Assolutamente sì, infatti hanno finanziato lo studio, ci hanno creduto e insomma siamo stati... Beh, il risultato fino adesso c'è stato. Quindi, infatti questo è una cosa molto positiva che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro fa, quindi quella di cercare di selezionare i progetti e i ricercatori, portare. E questa volta hanno fatto centro. Dottoressa Soddu, io la ringrazio, le faccio in bocca al lupo e io spero di risentirla al più presto con ulteriori novità, e spero che questo studio possa arrivare a conclusione noi ce la mettiamo tutta. Benissimo, la ringrazio. Ringraziamo lei, la dottoressa, buongiorno a lei, la dottoressa Silvia Soddu, ricercatrice dell'Istituto Regina Elena di Roma.